Sindaco, come commentiamo questo vile gesto qui a Rizziconi? Ma guardi, vile gesto, ignobile, evidentemente una sacca residua di gente ignorante, gente che non ha alcun senso civico, alcun amore per il proprio paese. Due alberelli piantati in collaborazione con il Lions Club Gioia Tauro Piana in onore delle prime nate nel 2021 nel comune di Rizziconi, in senso in un periodo di pandemia. Volendo dare un senso di speranza, di rinascita, vedere praticamente rubato, depredato uno di questi due alberelli di valore economico veramente esiguo, veramente provoca dispiacere, provoca sconforto per alcuni aspetti, perché voglio dire, si cerca di migliorare a piccoli passi tanti, tanti aspetti del nostro paese, del nostro territorio, della nostra comunità. E vedere poi un impegno simbolico come questo essere sfregiato da un gesto indescrivibile. Non so come qualificare un gesto di questi. Fa male perché la speranza di rinascita, la speranza di cambiamento, viene poi tutto annebbiato, tutto messo in secondo piano quando succedono cose del genere. La comunità di Rizziconi però è fatta per la stragrande maggioranza da gente onesta, gente laboriosa. Non è questo gesto che va a qualificare la comunità di Rizziconi, appunto. E bisogna invece continuare a sperare, a combattere, soprattutto in questo periodo pandemico, che si possa sempre e comunque migliorare. E provvederemo assieme ai Lions a ripiantumare un'altra piantina di splendida camelia laddove è stata rubata e continueremo più forti di prima. Qualcuno dice sui social di impiantare telecamere su questo territorio scoperto, Guarda, guarda Graziano, sì, la videosorveglianza è una cosa importante per un territorio perché aiuta anche a prevenire, anche come deterrente stesso, non solo a individuare, ma anche come deterrente. È vero che non deve essere la cosa che non deve essere la telecamera, dovrebbe essere il senso civico in ognuno di noi. Non dovremmo avere la necessità di essere controllati da una telecamera per non fare un gesto, tra l'altro, privo di qualsiasi significato o di logica. Certo, il comune già abbiamo provveduto a installare delle fototrappole in ambito di abbandono rifiuti e altro. Abbiamo chiesto un finanziamento, presentando un progetto di videosorveglianza, peraltro siamo in attesa della videosorveglianza integrata alla quale abbiamo ottenuto un finanziamento assieme a Gioia Tauro, San Ferdinando e Rosarno. Stiamo aspettando che cominci quest'opera e avremo anche noi il nostro sistema di videosorveglianza integrata per garantire maggiore sicurezza e, in collaborazione con le forze dell'ordine, maggior controllo del territorio.